Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, señoras y señores, pani e pannoie, signore e signori, The Rock Band History, la rubrica musicale a cura di e con Gianluca, che ci parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, qui su Science Web Network. 44esima puntata in onda tutti i giorni, dal lunedì 19 novembre 2012 alla domenica 25 novembre 2012. Ogni giorno con il primo appuntamento della giornata appena iniziata alle ore 00, ovvero a mezzanotte, per poi ritornare alle ore 6 del mattino e ancora alle ore 12, ovvero a mezzogiorno, ed infine con l'ultimo appuntamento della giornata in corso alle ore 18, ovvero alle 6 di sera, sempre e rigorosamente orari italiani, CET, set Central European Time, in www.sciusweberadio.net, e sempre riascoltabili tutte le puntate sul nostro blog, appunto in www.sciusweberadio.net, o in Facebook, nella nostra pagina Facebook Science Web Radio, in YouTube con Science Radio, tutto attaccato in minuscolo. Ci troverete sempre con Science Web Network Online. Bene cari amici, ancora un calorosissimo ben ritrovati a tutti quanti voi qui all'ascolto di Science Web Network, nella fattispecie di Science Web Radio, con il vostro caro Gianluca, che vi ringrazia per essere ancora qui con noi e vi ricorda che siamo giunti appunto alla 44esima puntata, la puntata numero 44, in cui parleremo ancora una volta e per l'ultima volta, poi chiudiamo appunto questa serie di puntate dedicate ai mitici White Snake, gruppo naturalmente che io adoro, altro gruppo che fa parte della schiera di coloro a cui io veramente devo molto musicalmente e come sentimenti, feelings che mi danno. E naturalmente prima di ricominciare, anzi di finire quella storia dei White Snake, vi ricordo sempre il nostro blog www.sciusweberadio.net, in cui potrete sempre scriverci e richiederci le vostre cose, facci sapere le vostre opinioni, vi aspettiamo. Le nostre caselle di posta elettronica, gli indirizzi sono info@science.com e gianluca@science.com per scrivere appunto al sottoscritto, a Gianluca riguardante qualsiasi cosa, richieste, contatti e quant'altro. Se volete partecipare come ospiti nella nostra trasmissione in diretta dei lunedì sera, web radio e web tv, scriveteci naturalmente sempre dove volete, o alle caselle di posta elettronica o tramite il blog, e sempre con Facebook, nella nostra pagina in Facebook con il nome Science Web Radio, ci troverete anche lì e potrete contattarci per qualsiasi cosa, nonché scriverci anche in diretta durante le trasmissioni dei lunedì sera dalle ore 22. Ed infine Twitter con il nome @Twitter, quindi @Science, volevo vedere se eravate attenti, quindi @Science tutto attaccato minuscolo, troverete le cose riguardanti Science, ci potrete seguire anche lì. Su YouTube tutte le cose caricate dal grande e mitico Science le troverete facilmente ricercabili con il nome Science Radio, tutto attaccato minuscolo. Bene cari amici, ora riprendiamo con l'ultimo pezzo riguardante la storia dei mitici White Snake. E dicevamo appunto, eravamo arrivati alla fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000, e i rumori sulla presunta relazione di Coverdale, David Coverdale, mitico cantante frontman eccezionale, con i Van Halen venne poi smentita da ambo le parti. Nel frattempo Coverdale emerse con il terzo album da solista nel 2000, intitolato Into the Light,
Dalla metà del 2002 emersero poi altre false voci, che non solo annunciavano il ritorno dei Whitesnake per alcune date europee. Mi sto proprio impaperando per voi, cari amici, per il grande Sayus, che si farà due risate dall'altra parte. Ma sostenevano anche che John Sykes era tornato nella formazione. Naturalmente anche queste non vere. E da ottobre fonti ufficiali, senza rivelare la formazione della band, annunciarono invece il ritorno in tour dei Whitesnake previsto per l'anno seguente. Le speculazioni sul coinvolgimento di Sykes continuarono, specialmente dopo che Vandenberg aveva annunciato l'intenzione di voler informare la sua vecchia band degli anni 80 per riformarla assieme i Vandenberg, appunto. Tuttavia John Sykes negò ogni relazione con il gruppo e così emersero altre false voci sul coinvolgimento dell'ex chitarrista dei Mr. Big, Paul Gilbert, con appunto i Whitesnake. E i Whitesnake annunciarono invece il loro ritorno ufficiale nel gennaio del 2003 in occasione di un tour statunitense con i Dokken e gli Scorpions, gruppo che era composto appunto da Coverdale, David Coverdale alla voce al solito, da Marco Mendoza al basso, Mendoza che ha suonato anche con i Thin Lizzy, naturalmente tutti i nomi che io adoro, di gruppi che amo e che ho visto anche dal vivo in questo ultimo decennio praticamente. Poi appunto Marco Mendoza ha suonato anche con Dag Nugent, David Lee Roth e Blue Martel, e il chitarrista Doug Eldridge, eccezionale veramente, ex Lion, Hurricane, House of Lords, Bad Moon Rising, Burning Rain e Dio, e Warren De Martini come Rat, come chitarrista ritmico, e poi Tommy Eldridge alla batteria. Tuttavia però De Martini venne poi sostituito dal chitarrista dei Winger e dei Dokken, Reb Beach, altro chitarrista eccezionale. Diciamo, con Doug Eldridge alla chitarra, Reb Beach, veramente i Whitesnake che ho visto io appunto in quest'ultimo decennio sono stati eccezionali, come vi dicevo, da vedere, da gustare il miglior, secondo me, concerto hard rock, heavy metal che ci poteva essere in circolazione negli ultimi anni, come sound, come compattezza di suono, come anche virtuosismi, ma non solo, come tutto, diciamo. E le date britanniche nel maggio del 2003 vedevano il gruppo al fianco di Gary Moore, altro grande chitarrista e artista che ho visto e gustato pienamente dal vivo e avrei voluto rivedere altre volte, ma purtroppo non è fattibile, pace all'anima sua, e al Monster of Rock Tour. Nel 2003 gli ex membri dei Whitesnake, Bernie Marsden, Mickey Moody e Neil Murray, gli stessi che avevano fondato appunto i The Snakes, fondarono una nuova band chiamata M3, è eccezionale anche questa, veramente grandiosa, era bello rivederli assieme. Naturalmente stile appunto diverso, cioè sempre gli è, io almeno così avendoli visti, sempre Whitesnake, però si vedeva proprio lo stile dei nuovi Whitesnake e di questi invece vecchi, che meritano sempre tutta la nostra stima e ammirazione, e che proponeva appunto cover dei Whitesnake del primo periodo. E alla formazione vennero aggiunti Tony Martin, ex dei Black Sabbath, alla voce, e Josh Phillips, ex Arthur Brown e Big Country, alle tastiere. Poi Jimmy Copley, ex Jeff Beck di Purple e Pearl Rogers, alla batteria. E questa formazione pubblicò un disco dal vivo chiamato Classic Snake Live, allo stesso naturalmente periodo, sempre dello stesso periodo del 2003, che includeva appunto vecchio materiale dei Whitesnake, oltre ad interpretare e intraprendere alcuni tour europei con nuove anche canzoni. Allo stesso tempo i Whitesnake parteciparono negli States al Rock Never Stops tour in estate assieme a Slaughter, Warrant e Keeper Winger. Seguirono altre date in Giappone e nel Regno Unito. E verso metà del 2004 i membri dei Whitesnake, Reb Beach e Timothy Drury, annunciarono un nuovo progetto, assieme poi a Doug Pinnick dei King Six alla voce basso e inizialmente come batterista dei Quiet Riot, Frankie Banali. Il gruppo poi venne originariamente denominato Devil Children dalla loro etichetta discografica, la etichetta italiana Frontiers Records, che naturalmente produce poi vari gruppi rock.
e diciamo pure che i membri declinarono questo titolo con la sostituzione di Banali con Kelly Keighley dei Night Ranger, e così verranno ribattezzati The Mob. Verranno poi annunciati altri concerti statunitensi dei Whitesnake previsti per il 2005, che si sarebbero svolti senza Marco Mendoza al basso, che optò per abbandonare il gruppo poi in aprile, e in maggio la band assiste così all'entrata del nuovo bassista Uriah Duffy, veramente forte anche questo, proveniente da un'esperienza nel progetto dei Travis Nappies. E durante giugno la Record Industry Association of America, REIAA, rivelò che i Whitesnake durante la loro carriera avevano venduto oltre 12 milioni di dischi solo negli Stati Uniti, negli USA. E verrà pubblicato un DVD intitolato Whitesnake The Rock and Roll Rhythm and Blues Show, registrato a Hammersmith, come l'ho detto, Hammersmith Apollo di Londra. È eccezionale anche questo, ce l'ho naturalmente, ed è uno di quei DVD che ho visto e rivisto un sacco di volte. E poi partì il tour sudamericano in Messico, Brasile, Cile, Porto Rico e poi Argentina, insieme ai Judas Priest, altro gruppo storico hard rock. Al termine di queste performance, Doug Eldridge optò per entrare praticamente nei Dio come temporanea sostituzione di Craig Walton. Coverdale annunciò agli inizi del 2006 l'intenzione di pubblicare un nuovo disco dei Whitesnake. Qui arriviamo naturalmente più ai giorni nostri, diciamo così, nuovo disco dopo 9 anni, e l'immediato tour previsto poi per maggio 2006 venne però sospeso a causa della malattia di Coverdale. In agosto il gruppo firma per la tedesca Stemhammer SPV per la pubblicazione del live dell'album Live in the Shadows of the Blues, grandioso live doppio che includeva inoltre 4 nuove tracce: Studio, Ready to Rock, If You Want Me, I Come Running, All I Want Is You e Dog. Una versione limitata del disco conteneva in aggiunta una versione live di Crying in the Rain, con una solo di batteria di Tommy Aldridge, davvero eccezionale. In ottobre Coverdale rivelò ufficialmente i piani per la pubblicazione di un nuovo album in studio e una nuova versione di 1987, cioè 1987, in occasione del 20° anniversario. E nel frattempo Live in the Shadow of the Blues venne pubblicato in novembre. E in questo periodo il giornale Classic Rock nominò i Whitesnake come miglior band dell'anno e miglior DVD dell'anno, riferendosi naturalmente a Whitesnake Rock and Roll Rhythm and Blues Show. Nel 2008 viene finalmente annunciata l'uscita dell'11° album dei Whitesnake dal titolo, naturalmente io l'adoro quest'album, me lo sono ascoltato un sacco di volte, Good to be Bad, che verrà pubblicato poi successivamente il 21 aprile del 2008. La formazione che partecipò alle sessioni era composta da Coverdale, Doug Eldridge, Reb Beach alle chitarre, Uriah Duffy al basso, Chris Fraser alla batteria, ex di Steve Vai Band e Barney Rain, e Timothy Drury alle tastiere. Il 13 settembre 2010 il tastierista Timothy Drury lascia la band per seguire poi la sua carriera da solista. E nel marzo del 2011 esce Forevermore, 12° studio album della band e primo edito della nuova etichetta italiana Frontiers Records. Bene cari amici, con questo si conclude questa 44esima puntata di The Rock Band History dedicata ai Whitesnake. Vi ricordo sempre i nostri appuntamenti dei lunedì sera in diretta web con la trasmissione appunto lunedì e provvisoriamente i due compari più uno, sempre condotta dal sottoscritto Gianluca e dal mitico Luca e il grande Saiuz, sempre in studio in diretta web radio, sempre rigorosamente, e anche sulla web tv qui su Saiuz Web Network. E poi ci trovate sempre in www.saiuzwebradio.net, nella pagina Facebook con il nome Saiuz Web Radio, con Twitter ci potrete seguire digitando chiocciola Saiuz, tutto attaccato minuscolo, quindi @Saiuz, ed infine su YouTube troverete le cose caricate dal grande Saiuz con il nome Saiuz Radio, tutto attaccato minuscolo, troverete tutto quello che viene caricato, anche questa puntata e le altre da parte di Saiuz di The Rock Band History, nonché le varie puntate dei lunedì sera e altre cose che vanno in onda su Saiuz Web Network. Le caselle di posta elettronica per poterci contattare sono info@saiuz.it
Science.com, Gianluca@Science.com e Luca@Science.com, anche per avere a disposizione gli spazi che il grande Science dà davvero a disposizione, gioco di parole scusatemelo, a tutti, non solo per quanto riguarda le trasmissioni in diretta come ospiti, ma anche il sito, il blog e tutto ciò che abbiamo qui in internet, che con la rete, il preziosissimo supporto informatico che abbiamo, si può naturalmente utilizzare. Bene cari amici, da questa puntata con cui concludiamo la storia dei White Snake, il vostro Gianluca si congeda, vi dà un buon proseguimento di tutto e mi raccomando, stay on time on Science Web Radio, be happy, be safe and don't let anybody put you and make you down. Rock and roll forever, ciao a tutti e grazie. In sottofondo stavolta avete ascoltato e sentito i Sexen, un gruppo spagnolo con l'album Eres Adicto.